Buonasera a tutti amici e benvenuti a questa nuova puntata di Storie del Mondo. Continuiamo, come vi ho preannunciato, la nostra galoppata, la nostra cavalcata della storia dell'antica Macedonia e dopo Filippo II parliamo del suo celeberrimo figlio, Alessandro Magno, Alessandro Magno, Alexander the Great, come si dice all'inglese. Beh, Alessandro Magno direi che ha pochissimo, non ha certo bisogno di presentazioni. Alessandro Magno fu il più grande generale condottiero del mondo antico. Diciamo che con Giulio Cesare e con Napoleone costituisce probabilmente il trittico di grande generale della storia dell'umanità, della storia del mondo. Ma forse Alessandro, anche senza il forse, tolgo il forse, è stato tra i tre quello più grande in assoluto, come già vi dicevo nella live dove parlavo di suo padre Filippo II. In verità Alessandro morì giovanissimo a 33 anni, nacque a Pella, la capitale dell'antica Macedonia, nel 356 a.C. e morì a Babilonia a 33 anni nel 323 a.C. e regnò come re di Macedonia a 13 anni. Divenne re di Macedonia nel 336 a.C. e poi alla morte del papà Filippo, del padre Filippo, e poi morì 13 anni dopo a Babilonia per una causa non meglio identificata, forse febbri malare che qualcuno sostiene forse avvelenato. Non è un caso che questa diretta si intitoli Alessandro, l'uomo, il Dio, il mistero della sua morte, e poi avrei voluto aggiungere, ma non ci stava, mi ha spiegato il nostro regista Stefano Poma, anche il mistero della sua tomba, perché oggi la tomba di Alessandro Magno è, diciamo, un po' il Graal di tutti gli archeologi. Sono secoli che gli archeologi, cercano la sua tomba, che storicamente era ubicata ad Alessandria d'Egitto, città che lui stesso fondò durante la campagna che lo portò a conquistare l'impero Achemenide, l'impero persiano, e che poi però a un certo punto scomparve e più nessuno ne ha saputo nulla, ne ha saputo niente. Ma della tomba di Alessandro e della sua morte parleremo alla fine della diretta, che vi annuncio oggi potrà essere un po' più lunga di altre volte, vista la quantità di carne al fuoco che abbiamo e vista l'importanza di un personaggio come Alessandro Magno. Come vi dicevo prima, Alessandro Magno era figlio di Filippo II di Macedonia e di una delle sue mogli, della quinta delle sue mogli, Olimpia o Olimpiade. Anche se lui riteneva di essere figlio di Zeus, figlio di un dio, e questo forse anche perché un po' la mamma gli aveva messo in testa quest'idea. La madre, Olimpiade, era una principessa epirota, figlia del re dell'Epiro, l'odierna Albania, Neottolemo I, una principessa epirota, domatrice di serpenti, e si diceva che lei dormisse con un serpente addomesticato nel letto e che anche per questo motivo non è che Filippo II la visitasse con tanta voglia dopo le prime volte. Concepì con lei due figli, Alessandro Magno, che poi divenne re di Macedonia alla sua morte con il titolo di Alessandro III, e poi Cleopatra, sorella di Alessandro, e come abbiamo visto, proprio il giorno delle sue nozze con lo zio Alessandro I Molosso, re di Epiro, avvenne l'omicidio di Filippo II da parte di Pausania, ma questo si è già visto nella scorsa diretta. E si può dire che Alessandro già dalla nascita veniva indicato come il successore del padre, l'erede legittimo del padre. È vero che aveva un fratello maggiore, Filippo Arrideo, però Filippo Arrideo era debole di mente, non era, diciamo, stabile mentalmente, forse era semplicemente epilettico, ma comunque non era una persona che poteva, diciamo, dargli essere accreditata come successore di un re quale Filippo II. Ebbe quindi un'infanzia sicuramente felice e bella. Il padre volle dargli quell'educazione che lui non aveva avuto, educarlo sia alle arti della guerra, quindi a cavalcare, a combattere, e sia alle arti umanistiche.
Il suo primo precettore si chiamava Leonida, come l'antico re spartano, e era un parente della madre Olimpiade, quindi veniva dall'Epiro, dall'Albania attuale. E poi il padre scelse per il figlio come, diciamo, maestro il più famoso filosofo dell'epoca, niente poco di meno che Aristotele. Aristotele conosceva già Filippo perché suo padre era stato medico alla corte di Re Aminta III, che era il padre di Filippo II. E quando Filippo II lo chiamò per, diciamo, diventare l'insegnante, il tutore del figlio, Aristotele accettò a patto che Filippo II ricostruisse la sua città natale, Stagira, nella penisola calcidica, città che Filippo aveva distrutto e rasa al suolo, radendola al suolo, e poi aveva venduto come schiavi in giro per la Grecia tutti i suoi abitanti. E Filippo accolse questa richiesta di buon grado, ricostruì la città e fece tornare i suoi abitanti, liberandoli da una condizione di schiavitù. Il fatto che Aristotele, Alessandro, il più grande condottiero della storia e uno dei più grandi filosofi della storia, si fossero conosciuti e che addirittura Aristotele fosse stato maestro di Alessandro ha alimentato la fantasia, l'interesse e la curiosità di molti storici della filosofia. Per esempio, Hegel ritiene che Aristotele ebbe una grande influenza su Alessandro. Uno storico della filosofia, invece, come Bertrand Russell, ritiene che l'influenza di Aristotele sul giovane Alessandro fu praticamente nulla. Molto probabilmente la verità stava nel mezzo. Filippo decise che il figlio, con altri figli coetanei, più o meno coetanei, di nobili macedoni, quali Filota, quali Perdita, quali Arpalo e Festione, studiasse fuori un po' fuori da Pella, dalla capitale, in un luogo riparato dove praticamente per 3 anni tutti questi ragazzi studiarono seguendo gli insegnamenti di Aristotele. Alessandro amava molto i poemi omerici, scusate, amava molto l'epica omerica. Si dice che portasse sempre con sé durante i suoi viaggi di conquista l'Iliade. Era appassionato, era un grandissimo ammiratore di Achille. Era un grandissimo appassionato delle tragedie greche, dei tragediografi greci, ed era un lettore anche di Senofonte. Una delle sue letture preferite fu l'Anabasi di Senofonte. Nell'Anabasi si racconta come 10.000 mercenari greci vennero arruolati dal fratello del re di Persia, Artaserse III. Il fratello era Ciro, che non era da confondere con Ciro Primo Grande, il fondatore dell'impero persiano, che voleva detronizzare il fratello. E questi 10.000 mercenari giunsero nel cuore dell'impero persiano, guidati da Ciro e da altri soldati, attaccarono le truppe del Gran Re, e inizialmente Ciro sembrò avere la meglio perché attaccò direttamente il fratello, che era su un carro al centro dell'esercito persiano, protetto dalla Guardia del Corpo, dagli immortali, eccetera. E arrivò a ferirlo, ma non ad ucciderlo, e sembrò che la battaglia gli arrivasse per poca cautela, avanzò ancora e venne ucciso da un soldato semplice. E poi chiaramente i 10.000 mercenari greci, tra cui c'era anche Senofonte, appunto, grazie combattendo e con una marcia incredibile, dal cuore dell'impero persiano fecero ritorno in Grecia, scrivendo la storia e la leggenda. Ma dall'Anabasi di Senofonte, Alessandro imparò che se si voleva sconfiggere un esercito come quello persiano, bisognava puntare diretti al suo cuore, al suo centro e all'imperatore, al Gran Re. Ed è quello che fece nella battaglia di Isso e in quella di Gaugamela via avanti contro il re dei persiani Dario III, ma di questo parleremo dopo. E fatto sta che dopo 3 anni di insegnamento, ecco che da parte di Aristotele viene chiamato dal padre Filippo a svolgere la funzione di reggente quando lui andrà in giro nelle sue campagne militari a fargli da reggente sul trono di Macedonia. E quindi questo dimostra che Filippo non metteva assolutamente in dubbio il suo diritto, il diritto del figlio Alessandro a succedergli.
almeno inizialmente, almeno fino alle nozze con una nobile macedone, Cleopatra Euridice, di cui si era pare follemente innamorato. Cleopatra Euridice era la nipote di Attalo, un generale nobile macedone molto influente, e alle sue nozze accade il fattaccio, e cioè erano tutti ubriachi, Filippo compreso, probabilmente anche un po' Alessandro, che era un grande bevitore, sicuramente Attalo, il quale in preda ai fumi dell'alcol disse che finalmente con questo matrimonio la Macedonia avrebbe avuto un erede legittimo di sangue macedone, quasi come a dire che Alessandro non era legittimo in quanto sua madre non era una principessa macedone. E quindi chiaramente Alessandro attacca Attalo, Filippo si risente, però è talmente ubriaco che quando cerca di alzarsi cade a terra, inciampa come un ragazzino, come un ragazzetto. Alla fine si accendono gli animi, Alessandro si offende a morte, lascia la corte di Pella con la madre e va in esilio per un certo periodo di tempo. Poi padre e figlio si riappacificheranno, tant'è vero che nel 336 a.C. Alessandro sarà al suo fianco con lo zio Alessandro Molosso quando il padre verrà ucciso a morte e trafitto da un pugnale da Pausania all'ingresso del teatro di Ece, l'antica capitale della Macedonia. Nel frattempo, due anni prima, nel 338 a.C., Alessandro aveva, a 18 anni, combattuto la sua prima battaglia, quella di Cheronea, nella piana di Cheronea, che abbiamo già visto la scorsa live, con la quale Filippo aveva, diciamo, sconfitto le città greche facendole diventare vassalle del regno di Macedonia, formalmente ancora libere, di fatto vassalle. E tant'è vero che aveva mandato anche una guarnigione militare, se non ad Atene, nella città di Tebe, in Beozia, dove era stato peraltro ostaggio da ragazzino, ecco, come vi ho raccontato qualche giorno fa nella diretta sull'omicidio di Filippo II di Macedonia. E Alessandro combatte a Cheronea la sua prima grande battaglia, guida l'ala sinistra dell'esercito macedone, guida la cavalleria degli eteri macedoni e ha un grandissimo merito nella vittoria di Cheronea, della battaglia di Cheronea, anche perché riesce a sconfiggere il battaglione sacro tebano, le 150 coppie di guerrieri amanti che costituivano l'elite guerriera della Grecia in quel preciso momento storico, quando Tebe aveva sorpassato Sparta dopo la battaglia di Leutra come città guerriera della Grecia per eccellenza. E quindi Filippo, come vi dicevo durante la scorsa live, aveva in mente di, dopo la battaglia di Cheronea, dopo la fondazione della Lega di Corinto, di cui diventa egemone, comandante supremo, di dichiarare guerra, come poi fece la Lega di Corinto in effetti, all'impero persiano, per vendicare l'onta che la Grecia aveva subito durante la seconda guerra greco-persiana nel 480 a.C., quando Reserse invase l'Attica, invase Atene, salì sull'Acropoli, bruciò i templi dell'Acropoli, compreso quello di Atena, e sarà sulle ceneri del tempio di Atena, bruciato da Serse, che sorgerà il Partenone di Figlia, costruito sempre in onore della dea Atena, dove si trovava la statua di Figlia dell'Atena Parthenos, una statua criso-elefantina, parte in oro, parte in avorio. E però Filippo viene ucciso. A questo punto non è ben chiaro che cosa avvenne alla morte di Filippo. Attalo si trovava in Asia Minore con Parmenione, con 10.000 soldati per iniziare a va scoperta, diciamo così, per iniziare la liberazione delle città dell'Asia Minore dal dominio persiano. E questo fu sicuramente molto importante, perché non essendo a Pella non poteva fare nulla per, come dire, avanzare diritti alla successione. E quindi, poiché gli amici di Alessandro uccisero repentinamente, dopo averlo inseguito, Pausania, tappandogli anche la bocca, e proprio per questo c'è chi ritiene che Alessandro potesse essere coinvolto tra i mandanti dell'omicidio del padre,
Potrebbe essere, ma non è stato provato assolutamente. Anzi, Alessandro aveva una grande stima verso il padre e la dimostrò parlando sempre bene di lui, ai suoi soldati. Addirittura, quando morì, tra i suoi progetti tramontati c'era quello di costruire per il papà in Macedonia, probabilmente a Ege, Lugano e Verghina, una tomba grande quanto una piramide per il padre Filippo. E quindi Alessandro diventa re con il nome di Alessandro III, il terzo re macedone a portare questo nome. Alessandro I era stato il re di Macedonia filoellenico, alleato prima di re Serse nella seconda guerra greco-persiana e poi passato dalla parte dei greci. Alessandro II era suo zio, era stato ucciso da Tolomeo di Aloro, amante della madre di Filippo II e anche di Alessandro II, Euridice, e poi lui Alessandro III, ma tutti lo conosciamo come Alessandro Magno, Alessandro il Grande, Alexander the Great. Tra l'altro, sono due i film che la cinematografia gli ha dedicato, almeno quelli più famosi. Abbiamo Alessandro Magno con Richard Burton, che interpreta il grande condottiero macedone, e il più recente, Alexandra di Oliver Stone, molto criticato inizialmente, ma che oggi è un vero e proprio cult. Io l'ho visto più volte, ho visto anche la Ultimate Edition, la Final Cut di Oliver Stone, che dura più di 3 ore e che è la versione sicuramente migliore, ed è un film bello e anche diciamo fedele, c'è qualche libertà di narrazione, però diciamo è un film che invito a vedere, dove c'è Colin Farrell che interpreta Alessandro, Olimpiade Angelina Jolie e Filippo II è Val Kilmer e via dicendo così. Ora, e quindi magari i più giovani quando pensano ad Alessandro pensano a Colin Farrell che per l'occasione porta una parrucca bionda. Com'era Alessandro fisicamente? Alessandro era non molto alto, pare muscoloso, capelli biondi sul lungo e aveva un occhio grigio-azzurro e un occhio castano. Il fatto che riuscì a diventare re senza colpo ferire fu anche dovuto all'appoggio di Antipatro, un anziano generale macedone che gli già compagno, sostenitore del padre Filippo II, che da subito gli diede il suo appoggio. E come tutti i re, chiaramente, appena nominati, iniziano subito le purghe di Alessandro che elimina i potenziali pretendenti, coloro che potevano dargli fastidio perché potevano avanzare pretese sul trono di Macedonia. Fa eliminare Aminta IV, che sarebbe stato l'erede legittimo di Perdicca III dopo la sua morte e di cui Filippo II fu prima reggente e che poi scalzò diventando re egli stesso. Non lo uccise, ma ci pensò a farlo uccidere il figlio Alessandro. Fece uccidere Attalo, che era ancora in Asia Minore, e per quanto riguarda invece la sposa di Filippo II Cleopatra Euridice, la figlia Europa, si chiamava la figlia Europa, che lei aveva avuto da Filippo II, e forse il maschio, un maschio, vennero poi fatti uccidere dalla madre di Alessandro, che nel frattempo era tornata dall'esilio epirota. Pare che Alessandro si fosse arrabbiato molto con la madre per aver eliminato una donna e due bambini, e uno o due bambini, però certo tutto questo gli andava nel suo interesse. Alessandro, prima di continuare, di proseguire le idee paterne di attaccare la Persia, dovette affrontare la ribellione dei Traci e degli Illiri, che pensavano che con un nuovo re così giovane e inesperto potessero riacquistare l'antica libertà. E così fu per la Grecia. Per la Grecia, tant'è vero che Demostene, leader del partito antimacedone ateniese, festeggiò la morte di Filippo. E sia Atene che Tebe cercarono di rialzare la cresta. E se in un primo momento, quando Alessandro le assediò, si arresero senza colpo ferire, in un secondo momento, quando si era diffusa la voce che Alessandro era morto in battaglia, ecco che addirittura Tebe fa prigioniera la guarnigione macedone in città, che era stata assegnata alla città, e questa volta Alessandro raggiunge Tebe con grande velocità, non era morto perché era una voce sbagliata, l'assedia, la distrugge, la rada al suolo, vende come schiavi i abitanti e risparmia solo la casa del poeta Pindaro in quanto cantore degli eroi greci. E quindi Alessandro, a questo punto, come leader confermato, come hegemon confermato della Lega di Corinto, è pronto a muovere guerra ai persiani.
E così inizia quella che è la più grande impresa militare della storia. Ci provò Napoleone a emularla con la campagna di Russia, ma venne sconfitto miseramente. E anche perché i russi, forse su indicazione dei loro generali, fecero ciò che i persiani non vollero, non ebbero il coraggio di fare. I persiani avevano molti soldati mercenari alle loro dipendenze. Il capo dei mercenari era un mercenario greco di Rodi, Memnone di Rodi, che aveva una moglie molto bella, Barsine, che poi diventerà anche amante di Alessandro e gli darà un figlio maschio, Eracle, come il progenitore della dinastia degli Argeadi, e che però Alessandro ritenne sempre un figlio illegittimo e non ritenne degno di ereditare il suo trono, a differenza di quello che poi sarebbe stato figlio legittimo della principessa Batriana, o di Afghanistan, è la Batriana, è Rossana o Rossane. E quindi praticamente Memnone di Rodi aveva consigliato il gran re di fare terra bruciata, di lasciare che l'esercito di Alessandro penetrasse nell'impero persiano, bruciando tutto, abbandonando le case, ma i satrapi non vollero assolutamente, e quindi si giunse alla battaglia del Granico, vicino alla città di Troia, nella Troade, vicino al fiume Granico. Nel frattempo Alessandro aveva attraversato l'Ellesponto, cioè lo stretto del Bosforo e dei Dardanelli, era arrivato a Troia, aveva reso omaggio alla tomba di Achille e Efestione, il suo migliore amico, quella di Patroclo, anche quindi volendo chiarire quali erano i loro veri rapporti. Alessandro voleva essere Achille, Efestione voleva essere Patroclo, Efestione era il suo migliore amico, non abbiamo prove certe che fosse anche il suo amante, ma è possibile, che è probabile che tra i due ci fosse qualcosa di più di una semplice e mera amicizia. E poi si giunse alla battaglia del Granico vicino a Troia, e lì Alessandro ottenne la sua grande vittoria contro l'impero persiano. E Memnone riuscì a scappare, poi morirà in seguito. Sua moglie diventa l'amante di Alessandro, Barsine. Non si parla di Barsine nel bel film di Oliver Stone, se ne parla invece nel film con Richard Burton, per chi fosse interessato, ecco. E dopo la vittoria del Granico, ecco che si aprono ad Alessandro le porte delle città costiere dell'Asia Minore, delle colonie greche dell'Asia Minore, e se Sardi e Efeso gli aprono le loro porte senza porre resistenza, Mileto e Alicarnasso, Mileto, la patria della filosofia greca, con la scuola di Mileto, con Talete, Anassimandro e Anassimene, non gli apre le sue porte volontariamente e sarà conquistata solo dopo una dura battaglia. Lo stesso vale per Alicarnasso. Dopodiché Alessandro passa in Cilicia, poi va in Frigia, a Gordio, e qui scioglie il famoso nodo di Gordio. Una profezia diceva che chi avesse tagliato e sciolto il nodo di Gordio sarebbe divenuto padrone dell'Asia intera. E Alessandro prese una spada e tagliò il nodo, lo stretto nodo che aveva legato un carro. Quello era il nodo di Gordio o Gordion. Anche questa volta il gran re Dario III non accettò i consigli dei suoi strateghi, che gli consigliavano di affrontare Alessandro nel cuore dell'impero persiano. Non voleva farlo arrivare nel cuore dell'impero persiano, e quindi lo affrontò ad Isso, nella battaglia di Isso, su una piana che però era troppo stretta perché potesse dispiegarsi completamente il suo immenso esercito. E questo fu decisivo, perché Alessandro ottenne una seconda grandissima vittoria, perché, come gli insegnò Senofonte nella Anabasi, puntò direttamente al centro, al carro in cui si trovava il gran re, e il gran re Dario, spaventato, fuggì miseramente come un fellone, come un codardo, sebbene fosse un uomo coraggioso invece. E questa immagine ci viene mostrata nel famosissimo mosaico della battaglia di Isso, che si trova nella casa del Fauno a Pompei. Se chi va a Pompei lo potrà vedere nella casa del Fauno, ma in copia, perché l'originale si trova nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli, e quindi chi non l'ha fatto lo consiglio di andare a vedere. È forse uno dei mosaici più famosi,
forse, tolgo anche i forse più famosi su Alessandro Magno, tant'è vero che una sua riproduzione si trova anche nel museo di Pella, che ho visto recentemente durante il mio viaggio nell'antica Macedonia, come vi dicevo qualche giorno fa durante la diretta su Filippo II. Ma la cosa diciamo particolare, se vogliamo, di questo viaggio è che Filippo e che Alessandro in questo caso riesce a impadronirsi non solo del tesoro di Dario, che si portava sempre con sé, quindi preziosi gioielli, oro eccetera, ma anche dell'areme reale e anche della famiglia di Dario, della madre di lui Sisi Gambi, l'imperatrice madre, della moglie Statira e delle sue figlie. E Alessandro si comportò verso la madre di Dario Sisi Gambi sempre come un galantuomo, la trattò come una regina, la trattò come se fosse sua madre, e trattò bene anche la moglie di Dario, Statira, che purtroppo morì, e poi sposerà a Susa una delle figlie, che si chiama sempre Statira, di Dario III, durante quel matrimonio collettivo, 10.000 matrimoni collettivi tra macedoni barra greci e praticamente persiani, ma di questo parleremo dopo. La Preadisso fu quindi un grande successo, che aprì ad Alessandro la strada per le città costiere del Libano, l'antica Fenicia, conquistò Biblo Sidone senza dover combattere, conquistò Tiro dopo un duro combattimento, conquistò Gaza e poi arrivò in Egitto, dove il satrapo di Egitto gli aprì le porte dell'Egitto senza combattere, e Alessandro divenne in questo modo l'erede dei faraoni, fondò sulle coste del Mar Mediterraneo vicino all'isola di Faro la città di Alessandria, Alessandria d'Egitto, la prima delle tante Alessandria che Alessandro fonderà durante la sua vita e che diventerà la città più importante del mondo durante l'età ellenistica, con il suo faro e con la sua biblioteca. E poi si recò nell'oste di Siwa presso l'oracolo di Zeus Ammone, il quale gli rivelò che era figlio del Dio. E questa fu una consacrazione per Alessandro. La madre, in effetti, Olimpiade, era iniziata ai misteri orfici e partecipava ai riti orgiastici dionisiaci, che prevedevano anche rapporti sessuali sfrenati. Ed è possibile che non fosse figlio di Filippo II, figlio naturale, ma che fosse nato, che fosse stato concepito Alessandro durante queste orge di Dioniso, ecco. Ed è forse per questo che la madre gli aveva inculcato l'idea che Alessandro era figlio del Dio e non di suo padre, del suo padre naturale, Filippo II. Ovviamente sono ipotesi che Alessandro fu concepito durante questi riti, però qualche voce a riguardo c'era, e quando Attalo parlava di un principe di sangue macedone è vero, diciamo che non faceva altro che mettere il dito in una piaga che esisteva realmente, che esisteva veramente. E a questo punto, dopo la conquista dell'Egitto senza combattere, Alessandro si trova a dover affrontare Dario III nella battaglia decisiva a Gaugamela, nella piana di Gaugamela, che era questa volta veramente grande abbastanza perché si potesse dispiegare tutto l'impero persiano. Alessandro affronta il gran re Dario III, che si gioca il tutto per tutto, e paradossalmente questa volta non cambia nulla, e perché Alessandro segue la medesima strategia e attacca Dario al centro dello schieramento, e Dario fugge ancora una volta. Nonostante parte delle truppe persiane avessero sfondato, fossero giunte fino all'accampamento di Alessandro, senza però riuscire a riprendersi l'arena reale del gran re Dario, nonostante Parmignone, che comandava un'ala dell'esercito macedone, avesse avuto dei problemi, tant'è vero che Alessandro dovette rinunciare ad inseguire Dario per tornare indietro e dare man forte a Parmignone, scappando il gran re, come ha detto, anche questa volta, appena i soldati, che erano truppe, che era un esercito multietnico, composto da diciamo truppe di diverse etnie, compresi anche mercenari greci che combattevano contro greci, ecco che alla fine si sfalda l'esercito del gran re, e quindi Alessandro ottiene la sua più grande vittoria. Si dice che la vittoria di Gaugamela venne ottenuta anche grazie alla corruzione,
potrebbe essere, si dice che Alessandro avrebbe corrotto il satrapo di Babilonia, Mazzeo, con una Z solo si scrive e si pronuncia, che guarda caso gli aprirà poi la porta di Babilonia senza combattere e che da Alessandro sarà confermato satrapo di Babilonia. Fatto sta che mentre Dario fugge con alcuni nobili rimasti di fedeli e con le ultime truppe con l'intenzione di recarsi nelle satrapie orientali e di raccogliere un ultimo esercito, satrapie che peraltro non aveva probabilmente neanche mai visto nella sua carriera da gran re, Alessandro entra a Babilonia e tra tutti gli onori, questa scena è rappresentata nel film Alexandria di Oliver Stone, Mazzeo viene confermato satrapo e gli apre le porte della città, e per questo Babilonia viene risparmiata. Va poi a Susa, anche qui il satrapo gli apre le porte senza combattere, e Susa era una delle capitali dell'impero Achemenide, dell'impero persiano, Susa viene risparmiata. Non fu lo stesso per Persepoli. Persepoli era la capitale storica dell'impero persiano, dove c'era il palazzo di Dario che combatté la prima guerra greco-persiana nel 490 a.C., era il palazzo di Serse che combatté la seconda guerra greco-persiana 10 anni dopo, e quindi Alessandro vuole punire la tracotanza dei persiani dando fuoco al palazzo e a parte della città. Non l'ha distrutto del tutto, perché comunque Persepoli doveva rimanere la capitale della satrapia della Perside, nella quale poi mise un suo fedelissimo Peuceste, che divenne in tutto e per tutto, sebbene di origini elleniche, un satrapo orientale. E si dice che a lanciare la prima torcia infuocata nel palazzo di Persepoli, che a convincere Alessandro a dargli fuoco, fu una etera, Taide o Taide, una delle etere preferite di Alessandro e che poi divenne amante di Tolomeo I, re d'Egitto, uno dei dialoghi di Alessandro, che poi fondò la dinastia tolemaica in Egitto. E a questo punto però Alessandro voleva catturare Dario. Dario era fuggito, ma fu ucciso a tradimento dal satrapo della Sogdiana, Besso. Besso poi si rifugiò nella sua satrapia e si proclamò gran re, re dei re, con il nome di Artaserse V. Non l'avesse mai fatto, perché Alessandro non poteva tollerare qualcuno volesse legittimarsi come gran re al posto suo, e quindi attaccò, fece prigioniero Besso e poi lo uccise anche per vendicare Dario. Ad Alessandro non piaceva, dispiaceva che Dario fosse stato ucciso, lo fece seppellire insieme agli altri grandi re persiani, e la sua tomba è ancora visibile oggi, pensate un po'. E tra l'altro Alessandro cercava di rispettare le credenze locali, le divinità locali, fece a Babilonia ristrutturare il tempio della più importante divinità locale, Marduk. Allo stesso modo era un grandissimo ammiratore di Ciro I il Grande e ordinò che la sua tomba a Pasargade, antica capitale della Persia, venisse ristrutturata e rimessa a posto. E quando si accorse che ciò non era stato fatto, punì il satrapo della Perside, che non era ancora Peuceste, punì con fermezza, e questo satrapo fu addirittura poi accusato di corruzione e di malversazione, venne crocifisso e al suo posto venne nominato Peuceste, come vi dicevo prima. Però Alessandro a questo punto aveva l'ambizione di fondare un grande impero universale, un impero dove si integrassero gli elleni, i greci, i macedoni e i persiani, gli orientali, gli asiatici, e adottò, si ritenne diretto erede dei gran re persiani, adottò i loro usi, costumi, le loro vesti, il loro abbigliamento, addirittura introdusse anche per i macedoni l'obbligo della proskinesis. Cos'è la proskinesis? La proskinesis è l'obbligo di inginocchiarsi davanti al gran re, e questo non poteva piacere ai macedoni, tant'è vero che ci fu un forte malumore di cui si fece interprete Callistene. Chi era Callistene? Era lo storico della spedizione, nonché nipote di Aristotele. Callistene gli andò a parlare e Alessandro
diciamo, non di malavoglia, non molto volentieri, revocò per i mecenati l'obbligo della proschinesis. Ma poi Callistene pagherà cara questa cosa, perché verrà ucciso dopo la congiura dei Paggi. Alessandro fu vittima di due grandi congiure, fu l'obiettivo di due grandi congiure. La prima, organizzata all'interno della sua guardia del corpo, e che venne scoperta grazie a un delatore, e che portò alla uccisione di tutti i congiurati, ma anche quella di Filota, figlio di Parmenione, e uno dei massimi generali di Alessandro, e che venne accusato di complicità tacita, quantomeno, perché questo delatore si era rivolto prima a Filota, informando della cosa, e poiché Filota stava zitto, andò ad Alessandro raccontandogli la cosa, compreso il comportamento di Filota. E quindi Filota venne processato e ucciso. E Alessandro fece uccidere anche suo padre Parmenione, perché per paura che non era in loco, ma era più lontano, mandò un messaggero perché lo uccidesse, perché temeva che si potesse ribellare contro di lui. Chiaramente, in questo modo, Alessandro purgò quella parte del suo esercito che non vedeva di buon occhio il suo inchinarsi ai costumi orientali, questa contaminazione dei costumi macedoni con quelli orientali, della cultura ellenica con quella persiano-asiatica. E difatti tra i macedoni c'era un certo malcontento che tra l'altro esplose nella città di Samarcanda, odierna Samarcanda, dove uno dei generali più vicini ad Alessandro, Clito, lo accusò di avere disonorato Filippo, eccetera, e tra l'altro Filippo, che aveva salvato la vita di Alessandro sul Granico, rimase vittima di questa sua impertinenza, perché Alessandro, ubriaco fradicio, prese una lancia, la lanciò e lo uccise, contro di lui lo impizzò e lo uccise. Poi Alessandro cadde in depressione, per 3 giorni non mangiò, voleva uccidersi, però fatto sta che Alessandro era capace di grandi arrabbiature, di grandi ire e anche di grandi vendette e ritorsioni. Fece uccidere Filota, su cui non c'erano veramente le prove di un tradimento e della partecipazione alla congiura della guardia del corpo. Fece uccidere Parmenione, uccise in un momento di rabbia Clito, e aveva ucciso Aminta, suo cugino, Aminta IV, aveva fatto uccidere Attalo. Insomma, noi ricordiamo Alessandro come un re eccezionale, leggendario, però ebbe anche lui, come tutti i grandi re dell'antichità, i suoi peccati, anche più di uno. Quando poi vedremo Costantino I il Grande, capiremo che anche chi la storia ha decantato si rese responsabile, fu responsabile di eccidi particolarmente cruenti e duri, appunto. E a questo punto Alessandro, una volta ucciso Dario, una volta ucciso Desso, continua la sua marcia, passa le vette innevate dell'Indo Kush, arriva in Sogdiana e in Batriana, e qui sposa Rossane, una principessa locale. E entra nel Punjab, l'odierno Pakistan, molti re indiani gli dichiarano amici, si sottomettono a lui, così non farà poro. Poro vorrà combattere contro Alessandro, forte dei suoi 300 elefanti, pensava di farsi beffe di questo ragazzo che giocava a fare la guerra, secondo lui, però gli elefanti divennero un boomerang per il suo esercito, perché si spaventarono a morte vedendo le sarisse, queste lunghissime lance, più di 5 metri di lunghezza, 5 metri e mezzo secondo alcuni, usate dalla falange macedone. E quindi anche dopo una lunga e cruenta battaglia, anche Poro venne ucciso durante quella che passa alla storia come la battaglia del fiume Idaspe. E durante questa battaglia morì il cavallo di Alessandro, Bucefalo, tant'è vero che Alessandro fondò vicino a Idaspe la città di Alessandria Bucefala, e poi fondò un'altra delle sue Alessandrie, Alessandria Nicea, Danite, Vittoria, Alessandria Vittoriosa. Bucefalo era il cavallo di Alessandro, che lui domò ancora ragazzino, sembrava un cavallo indomabile, ma lui si accorse che Bucefalo teneva la sua ombra, e quindi fece in modo che non la vedesse, ponendolo contro il sole, e quindi riuscì a domarlo, e poi divenne il suo storico cavallo fino alla battaglia di Idaspe. Dopo Idaspe continuò ancora ad avanzare per poco, ma poi l'esercito gli chiese di tornare indietro perché stanco.
Alessandro voleva andare avanti, voleva passare l'Indo, arrivare al Gange, voleva conquistare tutto il mondo conosciuto. E però a questo punto accettò perché tutti i suoi ufficiali avevano manifestato la volontà di far ritorno, di tornare indietro. Tornò indietro e forse per punizione gli fece passare dal deserto della Gedrosia, dove 40.000 uomini del suo numeroso esercito perirono per fame e sete. Nel viaggio di ritorno poi congedò 10.000 legionari macedoni che fece tornare guidati da Cratero, uno dei suoi generali più famosi, più importanti, più abili in Macedonia e fece tappa a Susa dove si celebrarono meglio 10.000 matrimoni collettivi tra macedoni greci e diciamo persiane. Donne persiane, lui sposò, come già detto prima, Statira, figlia di Dario, Efessione sposò un'altra delle figlie di Dario, e così fu per gli ufficiali macedoni che sposarono nobili persiane, asiatiche. E ad Ecbatana Efessione si ammalò e morì improvvisamente. Efessione aveva la nomina di Chiliarca, gran visir, era il numero due dell'impero, e si ammalò improvvisamente di febbri, morì dopo una settimana di agonia, e Alessandro cadde nella più profonda disperazione, fece uccidere il medico che aveva in cura, mandò degli emissari presso l'oracolo di Amon Asiwa per chiedere se poteva iniziare un culto, dedicare un culto ad Efestione. Avrà poi risposta positiva quando sarà a Babilonia durante gli ultimi giorni di vita, e il suo desiderio era quello di recarsi a Babilonia e costruire un grandissimo mausoleo dedicato ad Efestione, una sorta di piramide a base quadrata su più piani, che molto probabilmente sarà uguale, sarebbe dovuto essere uguale alla pira nel quale fu bruciato il suo corpo sempre a Babilonia. E Alessandro arriva a Babilonia. Arriva a Babilonia, progettava di conquistare la penisola arabica, le coste settentrionali dell'Africa, di conquistare l'Europa. Probabilmente avrebbe, non dimentichiamo che quando viveva Alessandro esisteva già Roma, era il periodo repubblicano, Roma non era ancora quella che conosciamo in seguito, però era già uno stato di una certa importanza. Chissà se non fosse morta Alessandra, forse avrebbe conquistato anche Roma, però la storia non si fa né con i se e né con i ma. Fatto sta che prima di entrare a Babilonia, alcuni indovini locali lo invitarono a non entrare perché c'erano presagi funesti. Lui entrò lo stesso e si preparava a costruire questo mausoleo per Efestione e partecipò a molti banchetti. La sera in cui si sentì male, partecipò ad un banchetto ristretto, 20 persone, dedicato alla memoria di Efestione, quando dall'Osi di Siwa, dall'oracolo di Zeus Ammone, era giunta la conferma che poteva dedicare un culto all'amico morto, amico amante probabilmente. E durante questa festa ci sono due diverse versioni. La prima è che si diede alle bevute, alle gozzoviglie più terribili. Alla fine prese un cratere dove beve tutti in un sorso 5 litri di vino fortissimo perché non mischiato. Ora, i greci avevano l'abitudine di mischiare il vino con l'acqua perché era troppo forte. In quel caso, secondo ciò che si racconta, Alessandro beve 5 litri di vino senza mischiarlo con l'acqua. Ebbe uno spasmo, un collasso e morì sul colpo. Questa tesi vuole avvalorare l'idea, la tesi, cioè questa versione vuole avvalorare la tesi dell'avvelenamento, di cui molti incolpano Iolao, il coppiere di quella festa, che era figlio di Antipatro, reggente di Macedonia, perché quando Alessandro lasciò la Macedonia, vi lasciò come reggente il generale Antipatro, che aveva due figli maschi, Cassandro e Iolao. Iolao era presente a quel banchetto fatale nelle vesti di coppiere, colui che versava nelle coppe il vino, le bevande. E Olimpiade poi accusò Antipatro e i suoi figli Cassandro e Iolao di aver ucciso Alessandro, ma questo gli veniva bene perché chiaramente era
in rotta contro Antipatro e voleva, dopo la morte del figlio Alessandro, gettare su di lui discredito, parecchio discredito. E la tesi più praticamente invece accreditata è che Alessandro sia morto non perché è avvelenato, ma sia morto di febbri malariche, e cioè che non morì subito quella sera dopo aver bevuto 5 litri di vino, tutti doppiato, ma che aveva già la febbre, che la febbre dopo la festa aumentò e all'inizio continuò a lavorare e poi dovette mettersi a letto, alla fine entrò in coma e poi morì. I suoi diadochi, i suoi generali si radunarono intorno al suo letto e cercarono di fargli dire chi era il suo successore, e lui disse il migliore, senza indicare nessuno, ma diede il suo anello a Perdicca, che era il chiliarca, il suo numero due di quel periodo, di quel momento, succeduto in questa carica al compianto Efestione. E anche la tomba di Alessandro costituisce un mistero, perché la sua tomba inizialmente doveva trovarsi a Pella o a Ece, Vergina, oggi vicino a quella del papà. Partì da Babilonia un corteo che portava che portava il suo corpo all'interno di un sarcofago d'oro, però durante il suo viaggio questo corteo venne attaccato dalle truppe del generale Macedone Tolomeo, figlio del nobile Macedone Lago, scusate, che nel frattempo si era già trasferito in Egitto per prenderne possesso. E Tolomeo voleva avere per sé la tomba di Alessandro, voleva che la tomba di Alessandro fosse in Egitto per legittimare il suo diritto a regnare come faraone, come successore dei faraoni nella terra del Nilo. Quindi il suo sarcofago venne portato in Egitto, si ritiene che inizialmente venne deposto, lasciato a Menfi e poi portato nella città che porta il nome di Alessandro, Alessandria, dove sarebbe rimasto per diversi secoli in una sorta di necropoli tolemaica chiamata Soma, corpo in greco vuol dire Soma, e sepolto accanto agli altri grandi re tolemaici da Tolomeo I in poi. Fatto sta che alla fine Alessandria diventa la città più importante del mondo ellenistico, era una città importante anche nella tarda età romana, ma poi la tomba di Alessandro, che visitarono ad Alessandria personaggi come Giulio Cesare, personaggi come Caracalla, come Augusto prima, alla fine sparì da tutte le cronache. Strabone ci racconta che la tomba si trova nel quartiere reale di Alessandria, nella necropoli diciamo tolemaica. Fatto sta che questa tomba scompare e ad oggi non si sa più dove Alessandro sia sepolto, dove si trovi la tomba. C'è chi l'ha cercata presso l'oracolo di Siwa, appunto nell'oasi di Siwa, dove si trova l'oracolo di Zeus Ammone. Alcuni anni fa un'archeologa greca diceva di era sicura di aver trovato i resti, di aver trovato le prove della tomba. C'è chi ritiene addirittura che il corpo di Alessandro si troverebbe nella Basilica di San Marco a Venezia, perché sostiene che sarebbe stato portato lì e scambiato con quello di San Marco da due mercanti veneziani che si trovano ad Alessandria, che durante i primi periodi della cristianità il corpo di Alessandro venne, diciamo, scambiato per quello del santo San Marco. Però anche questa è una ipotesi, una tesi che non ha ancora trovato conferma, che non trova conferme. Tutto può essere, come non può essere. E bah, secondo me, visto che si dice che tanto Cesare quanto Ottaviano quanto Caracalla visitarono la tomba di Alessandro ad Alessandria nel quartiere reale, io penso che la tomba venne collocata e si trovasse ad Alessandria, proprio nel quartiere reale. C'è oggi un'archeologa greca che sta scavando da anni in un grande parco di Alessandria, dove si ritiene sorgesse anticamente il quartiere reale della città, e spera di trovarne i resti. Se avete Disney Plus, c'è un documentario di National Geographic, La tomba perduta di Alessandro Magno, che appunto racconta queste ricerche ad Alessandria, della tomba di Alessandro. Fino adesso non ha ancora giunto la luce, ma ritrovare i resti del quartiere reale potrebbe essere utile in tal senso.
E questa è la storia di Alessandro Magno raccontata in circa 48-50 minuti. La settimana prossima o fra 10 giorni chiuderemo il trittico di dirette sulla storia macedone con le guerre dei diadochi, le guerre che i successori di Alessandro si fecero, i suoi generali si fecero per dividersi il grande impero universale di Alessandro. Un argomento poco conosciuto ma che è molto appassionante, come potuto scoprire approfondendo la materia. Alessandro è sicuramente il più grande personaggio della storia antica, il più grande condottiero della storia. Era una persona illuminata in quanto voleva creare un impero universale dove greci, elleni, dove la cultura ellenica si fondesse con i persiani, gli asiatici e con la cultura asiatica. E fu per questo che trovò l'opposizione dei suoi generali più conservatori e che eliminò in parte quella purga che vide uccidere prima Filota e poi l'anziano generale Parmenione, che ripagò con la morte di decenni di servizio, prima per il papà Filippo II e poi per lui. E, diciamo, da sempre ci sono problemi quando si tratta di integrare nuove culture. Anche oggi si pensi ai sovranisti che si oppongono all'Unione Europea, che comporterebbe l'integrazione di culture molto più simili di quelle che voleva integrare Alessandro Magno. Tutto il mondo è paese e la storia si ripete sempre e comunque in modo ciclico. Io vi saluto, sono stato molto lungo oggi, ma l'argomento ne valeva la pena. Buona serata e buona festa della Immacolata Concezione a tutti. Ciao a tutti!